Giuliana Truffa, ecco, il personale ATA protesta in questo modo, ma perché lo fa? Ma lo fa perché rivendica una rivisitazione, diciamo, dell'accordo che però viene fatto a livello nazionale tra MIUR e ANCI, un accordo che è ancora però in vigore, seppure molto datato, ha l'appoggio chiaramente anche dei sindacati in questo e vorrebbero che questo venisse rivisto per ridefinire quelle che sono le loro mansioni. Ad oggi come si è mossa l'amministrazione? Ritenendo che l'accordo è ancora valido, in quell'accordo c'è scritto che gli ausiliari devono prenotare i pasti e il comune deve pensare alla pulizia dei tavoli e degli sgabelli. Ecco, noi l'amministrazione si è mossa immediatamente nel corso dell'estate, ha provveduto a risolvere questo problema delle pulizia dei tavoli e degli sgabelli e pertanto per noi questa rivendicazione non ha fondamento anche da un punto di vista giuridico, insomma. Ecco, a rimetterci sono i bambini e la collettività. Eh beh, chiaro, sebbene l'amministrazione sia assolutamente aperta ad ogni forma di collaborazione, sebbene l'amministrazione abbia provveduto in questi due giorni e lo provvederà sempre a garantire la fornitura della mensa, delle merende, di tutto quello che è previsto dal capitolato.